Buongiorno ragazzi, faccia sonnata, già lo sapete, tesi fino a tarda notte, però è finita, quindi dai cazzo ragazzi, dai cazzo. Tesi finita, sono in cameretta stamattina, situazione nuova, vi faccio vedere oggi un giorno di scarico di macronutrienti tutti quanti, quindi si fa la fame, però vi faccio vedere come vi gestisco. Però partiamo dall'allenamento di corpo libero che farò qui a casa mia. Di petto, ve lo faccio vedere, vi dico prima tutti gli esercizi che farò e poi ve li faccio vedere, vi metto anche sotto la scritta dell'esercizio e le ripetizioni che dovrei fare. Quindi farò un regular push-up 20 ripetizioni, un indo push-up 10 ripetizioni, un archer push-up 12 ripetizioni, le classiche dip parallele 12 ripetizioni e dip hold che sono il fermo in posizione di parallela per circa 20 secondi. Tutto questo ripetuto 9 volte, ovviamente con dei recuperi variabili dai 30 ai 50 secondi tra un esercizio e l'altro. Quindi io vi farò vedere l'esercizio comunque successivo all'altro, ma sappiate che c'è il recupero. A parte questo, ragazzi, poi quando finisco vado a fare cardio, ovviamente la telecamera non la porto mentre corro. Un programma di rapidità. Devo tagliare questi baffi che fanno schifo e io inizio subito con l'allenamento perché è tardissimo. Oggi sto stanchissimo. Allenamento finito, anche cardio. Ho fatto tutti i push-up che vi ho detto. Sono stati per un totale di circa 477 push-up, se non ricordo male. Ci ho messo 49 minuti più o meno. Poi sono andato a fare cardio. Ho fatto rapidità e ragazzi, non sapete da quando ho ripreso oggi il primo allenamento di rapidità. Mamma mia quanto ho perso. Ma la recuperiamo subito e vedrete anche i miglioramenti, perché la prossima volta cerco di portarvi al campo, magari domenica. In colazione farò credo due uova, una piccola fetta di pane, un po' di marmellata, un po' di pipitù. E poi devo uscire, devo andare a portare la tesi al professore, perché se me la approva, ragazzi, è finita. Vi farò vedere come mangio in scarica le verdure che non conto. Ovviamente noi abbiamo i finocchi, i miti fennel, che mi salvano veramente il culo, raga. I finocchi non si contano. Se tracciate i finocchi, ragazzi, ovviamente scherzo, li tracciavo anch'io tempo fa, ora mi trovo benissimo così. E a proposito di questo, dopo vi faccio una piccola parentesi sui macronutrienti, perché ieri leggevo un post che diceva assolutamente non contare i macronutrienti, è una perdita di tempo, è inutile, vi stressate. Dopo vi spiego la mia, vi do un po' di consigli. Ora andiamo a lavare, sono stanco, e fatemi mangiare, ci vediamo con la colazione. Jack it up. Professore ha detto che la mia tesi è approvata e quindi 20 giorni e mi laureo, quindi finalmente tornato a casa. Ragazzi, sono veramente contento. Come avete capito dall'ultima clip, mi laureo finalmente, mi laureo. E studiare 30-35 ore nell'ultimo weekend
È servito. Ho studiato anche di notte per fare la tesi e veramente è servito. Sono contento. Ora scappo a preparare il pranzo. Noi ci vediamo direttamente dopo pranzo. Il pranzo sarà qualcosa di semplice: mais, piselli, pollo, niente di che. Noi ci vediamo direttamente dopo il pranzo, dato che oggi dovrò fare dei giri veloci per la città per la tesi. E vi faccio conoscere anche mia nonna perché mio zio mi ha portato la nonna delle linguine al nero di seppia, che andrò a prendere e che credo farò domani per il post-workout che sto attendendo. E ma ora, senza perdere tempo, vado a cucinare. Noi ci vediamo dopo, dopo il pranzo. A dopo. Perché sono fermo in macchina, no? Volevo riprendere in macchina veramente. A parte Suave Suavecito qua che continua sta canzone, che è una delle mie preferite del momento, la mettono ad ogni secondo alla radio. Comunque, a parte questo, sono fermo in macchina. A parte che mi devo comprare un cavalletto per riprendere in macchina. Comunque, ci tenevo a parlarvi di una cosa. E no, lo faccio in macchina perché volevo fare un video in macchina. Ok, come tutti i fitness youtuber, così mi sono al passo coi tempi. Vabbè, a parte le cazzate, ragazzi, volevo parlarvi di una cosa. Non so se voi contate o meno i macronutrienti. Ho sentito dire su Instagram negli ultimi tempi che contare i macronutrienti non serve a niente, è solo una perdita di tempo perché non rende la vita stressante, rende la vita triste. Allora, sinceramente, la prima cosa che mi viene da dire è che, ragazzi, lasciate chi dice queste cose, deve lasciare gli altri, la libertà di fare ciò che vogliono, no? Come io non critico chi non traccia i macronutrienti, come chi, io non critico chi non si allena, come io non critico chi si mangia le patatine fritte ogni giorno, nel mondo del fitness, specialmente a chi piace tutto quello che gira intorno all'alimentazione e all'allenamento, credo che ci debba essere più, come si dice, più condivisione, meno astio, quindi meno critiche. Se uno vuole contare i macros, ben venga, se non li vuole contare, cioè, è una sua scelta. Io, come sapete, non conto le verdure. Se oggi mi avete visto mangiare, ho mangiato un finocchio a colazione, due finocchi prima di pranzo, ora ne mangerò un altro prima dello spuntino. Condivido due tipi di approcci: o quello ovviamente che sto facendo io, perché altrimenti non lo faccio. Quindi contare diciamo, gli alimenti più calorici, pesare la pasta, il pane, le fonti proteiche, le fonti di grassi, avere una traccia di queste fonti qui e poi mangiare magari fonti come verdure, eccetera, in maniera molto standard. Però comunque tenendone traccia a mente, no? Senza uscire pazzi con la bilancia, su questo credo che non ha senso, ovviamente se non dovete fare una gara di bodybuilding. Altra considerazione, un altro approccio che amo molto è quello che utilizza Silvia Fashions, che sicuramente conoscete tutti. Lei per me è il modello che molte ragazze dovrebbero seguire in questo ambiente. Mi ritrovo in tutto quello che dice, ragazzi. Quello secondo me è l'approccio vincente. E quando avrò sicuramente la voglia, lo proverò anch'io in maniera quindi molto molto più flessibile. Ma secondo me è l'approccio vincente. Voi direte: ma tu non lo fai? Io non lo faccio per altri motivi, perché ovviamente mi trovo bene ora. Ma se devo consigliare un approccio, specie a chi si avvicina da poco al mondo del fitness, sicuramente consiglierei l'approccio di Silvia e senza alcun dubbio. Un approccio che vi posso sconsigliare è quello fissarvi sul peso delle zucchine o dei finocchi, ragazzi, non ha senso. L'ho provato su di me, non cambia assolutamente niente a livello di composizione corporea, state peggio perché lo stress aumenta. Poi, ragazzi, qui abbiamo degli asparagi e domani, seguitemi su Instagram,
vi lascio il link, no, il link ve lo lascio in descrizione e se mi va, se riesco qui metto la mia icona bella di Instagram, vi ricordo Antofit Chef, il link è sempre in descrizione come tutti gli altri canali. E 4 minuti e 44, ma quanto cazzarola parlo, raga. Dai, ci vediamo dopo. Porridge o pancake? Chi indovina? Chi indovina? Facciamo qualcosa di simile al pancake, ragazzi. Però, per non farvi vedere sempre la solita ricetta, ho deciso di farvi qualcosa di diverso, dato che comunque non vi farò vedere la cena. Perché, raga, ma chi se ne frega di broccoli e merluzzo? Cioè, se vi faccio vedere broccoli e merluzzo, mi dite, mi cancellate l'iscrizione. Anzi, YouTube mi blocca proprio il canale, penso. Facciamo un tortino al microonde low carb. Ci serviranno 50 g di farina d'avena e 200 g di albume che monterò a neve. La farina d'avena io ce l'ho già aromatizzata a gusto cappuccino, poi vedrete che aggiungerò della cannella, del bicarbonato e del limone sempre per la lievitazione. Dentro metterò delle arachidi, ma quelle sono opzionali. Quindi ora andiamo a montare prima l'albume che ho qui. Andiamo a incorporare così. Cominciamo a girare. Ragazzi, girate in un solo lato, vi conviene, si incorpora meglio. Cannella, ragazzi, non manca mai. Ovviamente se non vi piace non la mettete, io la metto da tutte le parti e non ne metto poca. Ho messo un po' di arachidi, ragazzi, quelle opzionali ovviamente. Poi andiamo a infornare, penso 35, 40, 30 minuti, 25-30 minuti. Ragazzi, il plum cake è pronto, ora ve lo faccio vedere. Ha un bellissimo aspetto per avere, penso, 30 grammi di carboidrati, forse anche meno. Facciamolo dal forno. Beh, per 30 grammi di carboidrati, ragazzi, che saranno 5 gallette, 4 gallette, direi che fa la sua porca figura. Ragazzi, la chiusura la dovevo fare. Stavo montando il video, questo video qui, ma la chiusura la dovevo fare. Questo è stato il video che mi fa riprendere a pubblicare, a girare quotidianamente perché da come avete visto è finita, ragazzi. Finalmente è finita, sono veramente felice. La scena che senza che ve la faccio vedere, broccoli e merluzzo. Ma che c'è di bello in broccoli e merluzzo? Io non lo so. E non lo saprò mai. Comunque. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, ragazzi. Nel frattempo io questo credo che lo sto già editando ora, quindi tra domani e venerdì esce. E venerdì ne giro un altro, un vlog importantissimo. Iscrivetevi al canale, siamo quasi 1500, grazie mille ragazzi. E un vlog importantissimo, vi dicevo, perché vi parlerò di binge eating e vi racconterò la mia storia riguardo a questo perché ci tengo particolarmente. È una storia che non sa quasi nessuno. Sanno in pochi, veramente in pochi, e però se mi aprirò del tutto sul canale, lo voglio fare fin da subito, quindi nel prossimo video saprete tutto. Nel frattempo, ragazzi, Anto vi saluta, grazie per la visione, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video.